qual è il significato del termine fascismo in questo libro? Perché è chiaro che siamo di fronte ad un termine molto equivoco. A che cosa ci stiamo riferendo quando parliamo di fascismo? Io in questo libro ho cercato di delimitare la mia ricerca secondo due scelte. Cioè, quando parlo di fascismo intendo esclusivamente il fascismo tedesco. Non sto facendo una considerazione generale sul fascismo, ne sto prendendo in considerazione quello che ad esempio Umberto Eco chiamava il nostro fascismo eterno, oppure la vocazione, la biografia di un'intera nazione, come diceva Gobetti. Sto riferendo esclusivamente al nazionalsocialismo, che considero come un processo di soggettivazione, utilizzerei questa espressione, e che si realizza in tre modi: il modo dell'ideologia, il modo del rito e il modo propriamente militare. Modi della soggettivazione che mettono capo ad una caduta catastrofica, di cui il titolo, appunto, La caduta. Fascismo è macchina da guerra. Tutte le forze cadono, tutte le cose cadono, tutte le istituzioni e si consumano, ma le forze fasciste hanno un modo molto peculiare di cadere. Io vorrei partire da qui, cioè la personalità fascista, come ho cercato di circoscriverla e individuarla, è ossessionata dalla decadenza. La decadenza in tutte le sue forme, la degenerazione dei costumi e la decadenza fisica, l'invecchiamento. Il corpo integro della nazione che si disgrega, la razza che si corrompe, no? Perché questa è la grande ossessione fascista. Mi è venuto in mente, mentre scrivevo queste pagine, un'affermazione di uno scrittore francese molto bravo, uno scrittore collaborazionista, la cui scrittura è indispensabile per comprendere di che cosa è fatta la soggettivazione fascista. Dreux La Rochelle diceva appunto che il fascista è qualcuno che sente di vivere in un mondo che da un momento all'altro può esplodere in 100.000 schegge. E questa percezione, nello stesso tempo, impaurisce ed eccita il fascista. Io ho cercato di dedicarmi a questa interpretazione del fascismo tedesco che per certi versi si allontana, si discosta da quella che dagli anni 70 in poi, probabilmente, è diventata l'interpretazione maggioritaria del fascismo in generale e segnatamente, in particolar modo, del fascismo tedesco, cioè quel paradigma cosiddetto biopolitico. Biopolitico, questa è un'espressione che sicuramente abbiamo tutti quanti già sentito, abbiamo orecchiato, perché appartiene al discorso pubblico sul fascismo che per primo aveva inaugurato Michel Foucault nel 1976 con un corso al Collège de France, di cui noi troviamo anche la trascrizione pubblicata in italiano, Bisogna difendere la società, e per la quale interpretazione, appunto, il paradigma biopolitico che ha in Italia in Esposito Roberto Esposito, il suo pensatore più accreditato e prestigioso, e la cui tesi fondamentale, dicevo, è che il fascismo tedesco ha rappresentato per la prima volta la presa in carico integrale della vita di una popolazione da parte del potere statale, cioè per il paradigma biopolitico il senso ultimo dell'azione fascista è la difesa di una massa biologica, caratterizzata razzialmente. La difesa contro tutti i pericoli e l'aggressione che la possono riguardare. In primo luogo, la degenerazione, il contatto con le cosiddette razze inferiori, no? E questa è probabilmente una tesi importante per comprendere alcuni aspetti del fascismo, ma forse non riesce a rendere conto fino in fondo della specificità dello stile di vita fascista che io ho cercato di interpretare in modo diverso, per esempio, facendo riferimento alla necessità dell'azione bellica da parte del fascismo tedesco, che è un elemento che il paradigma biopolitico ha sempre avuto una certa difficoltà ad integrare nella propria lettura di questo fenomeno. E c'è una lettura biopolitica
anche della vocazione guerresca e dunque implicitamente suicidaria del fascismo tedesco, no? Un regime politico che ha continuato con piena persuasione la guerra anche quando era chiaro a tutti che la guerra era perduta. Chiunque in Germania comprendeva dopo il 1942 che la guerra non si poteva vincere e tuttavia la guerra venne continuata con maggior persuasione quanto più probabile era la prospettiva della catastrofe. Il paradigma biopolitico ha cercato di integrare anche questa scelta suicidaria nei propri criteri, argomentando in modo sostanzialmente dialettico. Se voi leggete Foucault, Esposito, ma anche gli altri teorici della interpretazione biopolitica del fascismo italiani, comprendete che in questo caso l'azione bellica, l'esposizione al rischio della morte, è quello strumento dialettico che ottiene la salute poiché la guerra tempra la vita della razza, cioè il fascismo fa un nuovo uso, secondo questa interpretazione biopolitica, un nuovo uso del vecchio strumento della guerra e della morte. Il suicidio, questo suicidio bellico, è la continuazione dell'eccidio con altri mezzi. L'uno e l'altro sono modi per salvaguardare la salute della nazione. E ciò che la guerra permette è l'eliminazione degli individui meno adatti. E dunque è essa stessa uno strumento di salvaguardia, anche in quell'ipotesi estrema in cui nessuno si riveli degno di sopravvivere e di continuare la propria esistenza. Bene, anche in questo caso il paradigma biopolitico afferma che il fascismo ha compiuto un'opera di igiene, di pulizia razziale, per quanto paradossale e per quanto catastrofico, pur sempre un'opera di difesa della vita, per il paradigma biopolitico il trascendentale, diciamo così con un'espressione un po' impegnativa e altisonante, non so quanto convincente, ma probabilmente un qualche significato ce l'ha, il trascendentale del fascismo è la vita. L'ipotesi da cui muove questo libro che ho cercato di analizzare e di illustrare è invece che il trascendentale del fascismo è la morte. Il primo ad aver detto, forse non aver proferito questa espressione, ma ad essersi espresso in questi termini, è stato un sociologo francese morto, mi sembra, 1 o 2 anni fa, Paul Virilio, che in un saggio molto bello degli anni 70, intitolato significativamente L'età suicidaire, lo stato suicidario. Appunto, affermava come l'interpretazione totalitaristica e biopolitica del fascismo non fosse affatto convincente. Il fascismo non è di per sé una compagine statale totalitaria e dedicata alla difesa della vita, alla difesa dell'esistenza, anzi è un tentativo arrischiato ed intimamente nichilistico di appropriarsi del suolo sconosciuto della morte. Ed in questo il fascismo mostra una vocazione suicidaria che fa piazza pulita di qualunque tentativo di difesa della vita. Il tentativo fascista consiste nell'imprimere il proprio sigillo sul terreno sconosciuto e assolutamente indeterminato della morte. È un gesto suicidario. Proprio come il suicidio è quel gesto che cerca di sottomettere al nostro progetto e alla nostra volontà la inafferrabilità della morte, quell'evento impreparabile e sempre sorprendente di cui invece il fascismo si propone di fare progetto e volontà, volere la propria morte, vincere la morte volendola ed installandosi con piena persuasione in quel suolo sconosciuto che per definizione ci espropria di ogni potere. Ecco, questo nodo tra la sorpresa, l'inafferrabile, l'indefinibile, ciò che ci spiazza, ciò che ci toglie ogni potere e la volontà di appropriarsi, dunque la volontà di ridurre alla propria misura questo terreno. Questo nodo fra inafferrabilità e progettazione trova nel fascismo una illustrazione davvero paradigmatica.
il fascismo non come politica del bios, ma come politica della morte fine a se stessa, la morte propria in primo luogo, prima ancora che la morte altrui, la morte propria. È un tentativo che Paul Virilio aveva accennato nel suo saggio degli anni 70 ed è un tentativo che in modo molto corsivo, veloce e altrettanto allusivo, Gilles Deleuze e Félix Guattari azzardano nel loro Mille piani, che è una pubblicazione degli anni 80 che proprio quest'anno festeggia il suo 40° anniversario, ma è un'interpretazione che è sempre rimasta molto impressionistica ed asistematica e che io ho cercato in questa occasione di sviluppare, argomentare e di illustrare nei limiti delle mie possibilità e dei miei mezzi. Evidentemente ci si confronta con un fenomeno storico di portata incalcolabile, con una massa di letteratura critica che è molto difficile da dominare. Il mio tentativo è stato appunto quello di illustrare l'atteggiamento esistenziale del fascismo come una tanato politica la cui stella polare rimane il tentativo di appropriarsi politicamente e militarmente della inappropriabilità della morte. Ho cercato di dedicare alcune riflessioni, in particolar modo alle tecniche militari della Wehrmacht e del fascismo tedesco, e di assegnare anche un significato, diciamo così, metafisico a quel misteriosissimo evento storico che rimane a tutt'oggi, a 80 anni di distanza, l'operazione Barbarossa, cioè la inopinata aggressione della Germania fascista alla Russia di Stalin, che rimane tutt'oggi un vero e proprio mistero dal punto di vista della storiografia, e che io credo assume un qualche significato e forse una qualche luce di comprensione se teniamo presente il paradigma tanatopolitico e suicidario di un movimento, quello fascista tedesco, sostanzialmente incapace. Incapace, profondamente incapace di costituire uno Stato ed invece capace di una invenzione bellica che aveva però nelle proprie radici inscritto il destino di catastrofe che non accade accidentalmente alla nazione tedesca, ma che viene perseguito con una lena e con una persuasione, potremmo dire, degne davvero di miglior causa. Da parte di un regime politico il cui ultimo significato difficilmente, io credo, si colga se noi rimaniamo aggrappati alle categorie europee ed occidentali di vita e che invece possiamo forse cogliere e leggere meglio se riusciamo a cogliere al fondo di tutte le tappe fondamentali del fascismo tedesco, che io ritengo essere tre, cioè il razzismo, il rito politico dello Zeppelinfeld e la macchina militare della Panzerwaffe, tappe di un percorso esistenziale e collettivo che trovano nel catastrofico impossessamento della propria distruzione il suo ultimo senso e per ciò stesso tutta la mancanza di senso che appartiene al fascismo e che ancora oggi rischia di sedurre le nostre menti.